Bella a tutti, regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Un video editato dopo non so quanto tempo, penso che l'ultimo sia stato il video delle maglie dell'anno scorso. Tra l'altro vi annuncio che il video delle maglie uscirà anche quest'anno, ovviamente, quando usciranno tutte le maglie o perlomeno la maggior parte. Comunque, il video del mercato che farei, uno dei video che mi piace di più perché mi permette di, diciamo, anche un po' sognare su quello che potrebbe essere il futuro Cagliari. Penso che raramente io abbia mai azzeccato qualche acquisto, però sinceramente sti cazzi, mi piace farlo, mi piace vedere poi se comunque l'idea della società è simile a quella che ho avuto io, comunque può essere anche un buon metro di paragone. Ci tengo a precisare però, prima che il video cominci, che ho avuto alcune dimenticanze, ovvero ci sono stati dei giocatori che non ho incluso, che mi sono ricordato veramente troppo tardi, che però io do, diciamo, per partenti. Uno è abbastanza in forse, però dato che ho fatto tutto, possiamo includerlo o non includerlo questo giocatore. Sto parlando di Romagna, che è in prestito con diritto al Sassuolo e sembra non verrà riscattato. Quindi, volendo, Romagna possiamo includerlo come non includerlo in questa lista, ok? Sulla grafica non ci sarà, però voi fate come volete, ok? Poi gli altri giocatori che non ho incluso ma che io do automaticamente per partenti sono Payak, che è in prestito con diritto al Genoa, Caligara, che è in prestito, se non erro, secco al Venezia, e De Jola, che è in prestito con diritto di riscatto a Lecce, anche se c'è il controriscatto a favore del Cagliari, controriscatto che io ovviamente non effettuerò. E quindi non vengono mostrati sulla grafica questi giocatori, però facciamo finta che siano stati venduti e che il loro ricavato andrà a cercare di mettere una toppa per quella che è stata la perdita del Cagliari, anche se ho deciso di impostare come budget zero. Magari è un po' falsato, però questo è il budget con cui ho deciso di cominciare. Anche se non è un vero e proprio budget. Vabbè, dopo 2 minuti e 30 direi che è il caso di cominciare con il video. Partiamo con i portieri. In porta abbiamo Cragno, Vicario e Ciocci. Non ho incluso Rafael perché è in scadenza e penso che si ritirerà o si svincolerà comunque. Quindi non l'ho incluso. E questi tre portieri a me sinceramente vanno benissimo così. Cragno non si tocca, Vicario viene dall'esperienza col Perugia, quindi viene comunque secondo me rinforzato e con più esperienza e può fare il secondo, mentre Ciocci, comunque il portiere della Primavera, va benissimo secondo me come terzo portiere. Passiamo poi ai terzini sinistri, anzi al terzino sinistro, ovvero Lico Giannis. Ecco, qui già sorge un problema, ovvero un solo terzino sinistro non va per niente bene. Lico Giannis io lo terrei per fare la riserva e prenderei Lukaku dalla Lazio per 3 milioni e mezzo. Ah, vi annuncio che i prezzi sono stati presi da Transfer Market, poi li ho leggermente modificati, però comunque la base è quella lì. Andrei a prendere Lukaku dalla Lazio per 3 milioni e mezzo di euro, perché è un terzino che a me sinceramente piace tantissimo, è l'opposto di Lico Giannis ed ecco perché io andrei a prendere proprio lui, per creare comunque, per fare di due giocatori un unico giocatore, insomma. A seconda della partita e di ciò che servirà al mister Di Francesco, potrà scegliere di schierare o Lico Giannis o Lukaku. Quindi, dopo aver comprato Lukaku, ci ritroviamo con due terzini sinistri, appunto Lico Giannis e Lukaku, e un budget in negativo di 3 milioni e mezzo. Passiamo poi ai terzini destri, dove abbiamo Mattiello e Pinna. Io sinceramente Mattiello me lo terrei per fare la riserva, perché comunque come terzino non è per niente male, mentre Pinna lo andrei a prestare un'altra volta un prestito secco. Sperando che magari qualche squadra di A, che ne so, magari qualche neopromossa lo possa prendere con sé e farlo crescere. E rimarremo soltanto con Mattiello, però qui andrei a fare una spesa.
probabilmente anche un po' irrealistica, però questo è il mercato che perlomeno proverei a fare io, che farei io se fossi il DS del Cagliari. Andrei a prendere con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni Muldur dal Sassuolo. È un giocatore di cui io mi sono estremamente innamorato insieme a un altro giocatore del Sassuolo che vedremo in seguito. Penso che sia un terzino veramente fantastico, un terzino molto offensivo, molto agile e secondo me può fare tantissimo al caso del Cagliari e al caso di Francesco. Quindi ci ritroveremmo sempre con un passivo di 3 milioni e mezzo, ma con Mattiello e Muldur a fare da terzini destri. Passiamo poi per i difensori centrali, dove abbiamo Klavan, Pisacane, Cepitelli, Valugevic e Carboni. Allora, qui dopo vedrete un errore di grafica dopo le cessioni, ho sbagliato, doveva essere... credo ci dovrebbe essere il meno, ma in realtà ho messo il più, ecco, un piccolo errore di grafica, perdonatemelo. Comunque, chi andiamo a cedere? Qui ragazzi c'è da levarli quasi tutti, infatti rimangono soltanto Valugevic e Carboni, perché Klavan non lo farei rinnovare, quindi va via a zero. Fisacane, sinceramente, un milioncino, penso di tirarcelo fuori da lui. Cepitelli, 2 milioncini, ce li tiri fuori. E quindi ci ritroviamo con un budget, dovrebbe essere o in positivo o in negativo, vabbè, di mezzo milione. E cosa andrei a fare? Io sinceramente andrei a prendere dalla Juve Rugani in prestito con diritto di riscatto, perché comunque è un giocatore che quest'anno non ha trovato per niente spazio alla Juve, è stato criticato molte volte quando è sceso in campo, ha un ingaggio abbastanza oneroso perché se non mi sbaglio percepisce o 2 o 3 milioni di euro comunque. Però secondo me per una voglia di rivalsa, per un riscatto, è disponibile ad abbassarsi l'ingaggio per mostrare se stesso. E poi andrei a prendere Fazio dalla Roma per 3 milioni di euro. Fazio è un difensore centrale roccioso, è un difensore centrale che Di Francesco conosce, perché comunque anche grazie a lui è arrivato a una semifinale di Champions, quindi non è da sottovalutare questa cosa. Certo, non è un giovane, non è un ragazzo, però può ancora dire la sua, secondo me. Se non mi sbaglio, ha 32-33 anni. Come difensore centrale non è troppo vecchio, però sicuramente non è un pischello. Però può fare ancora la sua porca figura, secondo me. Quindi, dopo tutto sta ambaradan, io non mi ricordo più se il budget poi l'ho fatto bene o l'ho fatto male. Vabbè, qui mi segna un passivo dei 2 milioni e mezzo, però vabbè. Non so cosa ho messo in grafica, sinceramente, vabbè. E ci ritroveremmo in rosa Valugevic, Carboni, Rugani e Fazio. Secondo me, un quartetto di difesa, o meglio, un quartetto di difensori centrali, per niente male. Passiamo poi ai centrocampisti centrali, dove abbiamo Oliva, Bradaric, Rog, Ionita, Faragò, Nandez, Ladinetti e Marigosu. Anche se Marigoso è un trequartista tecnicamente, però vabbè, l'ho messo nei centrali. Allora, qui non andranno via tanti, perché ne andranno via soltanto tre. Andranno via Bradaric per 3 milioni, Ionita per 3 milioni e Faragò per 4 milioni. A rigor di logica, adesso ci dovrei stare col budget, dovrebbe essere un attivo di 6 milioni e mezzo di euro. E con questi soldi andrei a prendere prima Linetti con una spesa di 4 milioni più 6, quindi 4 milioni adesso e 6 l'anno successivo. E andrei a riportare, anzi a riportare il Ninja a Cagliari. Con un prestito con diritto di riscatto, non ho inserito la cifra perché qui faccio un po' una paraculata, nel senso qui inserite voi la cifra che ritenete più opportuna, perché vi spiego. Il Ninja lo riporterei a Cagliari con questa formula: prestito con diritto di riscatto
che diventerebbe obbligo qualora il Cagliari riuscisse a qualificarsi in Europa League. Questa è la formula con cui secondo me riusciremmo a riportare di nuovo il Ninja a Cagliari. E sarebbe tanta roba. Linetti l'ho scelto perché comunque è abbastanza duttile, può fare sia il mediano, quindi potrebbe alternarsi magari insieme a Oliva come regista, e può fare anche la mezzala. E sinceramente a me non dispiace Linetti come giocatore, quindi perché no? Dopo tutta sta cosa ci ritroveremmo, ragazzo, dislessicissimo, mi si allappa la lingua. Ci ritroveremo in rosa Oliva, Rog, Nandez, Landinetti, Marigosu, Nainggolan e Linetti con un attivo di 2 milioni e mezzo di euro. Passiamo ora ai trequartisti, dove abbiamo Pereiro, Birsa e João Pedro. Ovviamente do via Birsa per 1 milione, che è pure troppo secondo me, però secondo me almeno 1 milione da Birsa ce lo possiamo ricavare. E ci ritroveremo con un attivo di 3 milioni e mezzo. E con Pereiro e João Pedro rimasti come gli unici trequartisti, anche se poi con Di Francesco andranno a fare le ali a meno che non venga usato il 4-2-3-1. E poi passiamo agli attaccanti, alla zona calda, ecco, perché di solito quasi tutti aspettano gli attaccanti. E secondo me ci sarà una sorpresa che non tutti conosceranno e che io ho imparato veramente tanto ad apprezzare. Anzi, vabbè, lo vedremo dopo, dai. In attacco abbiamo Seter, Despotov, Ragazzu, Simeone, Pavoletti, Gaiano, Cerri e Farias. Di questi 8 giocatori io ne andrò a dare via la metà, ovvero Seter per mezzo milione di euro, Pavoletti per 5 milioni di euro, Cerri per 3 milioni di euro e Farias per 4 milioni di euro. Quindi ci ritroveremmo con un attivo di 16 milioni di euro. Sempre se ho fatto bene i conti, perché sul foglio c'ho scritto una cosa e sulla grafica un'altra. Vabbè. Con 16 milioni di euro io ne andrò a spendere esattamente la metà per prendere soltanto altri due giocatori. Uno è Sergi Canos, è un'ala destra che gioca nel Brentford, è un giocatore che io ho ammirato quando avevo l'account di DAZN un annetto fa, in cui riuscivo a recuperarmi comunque gli highlights della Championship inglese e mi sono innamorato di quest'ala destra, agile, veloce, buon dribbling, veramente tanta tanta roba che secondo me con Di Francesco andrebbe veramente a nozze. E poi un altro giocatore di cui mi sono innamorato, e questo è l'altro giocatore del Sassuolo, è Juricic, un giocatore secondo me sottovalutatissimo, perché anche lui ha velocità, ha agilità, ha dribbling, sa finalizzare, è un assist man. Quando riesce fa anche qualche gol. È veramente, secondo me, uno dei giocatori più completi che ci siano attualmente nella fase offensiva in Serie A. Veramente. Lo prendo per una cifra di 5 milioni di euro, anche se secondo me vale molti più soldi, però ho fatto sta paraculata. E il problema, diciamo, di Juricic è che tecnicamente lui è un trequartista. Però controllando su un transfer market ho visto che lui può comunque giocare come ala sinistra. E parole di Francesco, ha detto che comunque a lui servono molti ricambi per quanto riguarda le ali, e quindi avere un Juricic in rosa non può fare che bene. Ragazzi, ci ritroveremo con Despotov, Ragazzu, Simeone, Gaiano, Sergi Canos e Juricic. Una rosa che secondo me è completa, le seconde linee sono forti, se non forti quanto i titolari, e con questa rosa potremmo competere, secondo me, a livello da rompicoglioni, diciamo, potremmo rompere i coglioni moltissimo, secondo me, sia in campionato che in Coppa Italia, perché ricordiamoci che qualora buttasse male, noi potremmo puntare anche sulla Coppa Italia per raggiungere la qualificazione in Europa League.
perché secondo me è l'obiettivo del Cagliari. Ormai è inutile nascondersi, qualificarsi in Europa League è l'obiettivo del Cagliari. Lo era l'anno scorso e lo sarà anche quest'anno. Però, per quanto riguarda il video, vi voglio dare una piccola aggiunta, perché non credo sia una cosa che abbia fatto nei precedenti video e ci tengo a farla in questo, ovvero andarvi a mostrare quei giocatori su cui ho fatto un pensierino, ma che poi non sono andato a prendere. Il primo è Samir, il difensore centrale dell'Udinese, che a discrezione potrebbe anche ricoprire il ruolo di terzino sinistro. È un difensore roccioso, molto molto ostico, mai facilissimo da affrontare. Non è un campione, ovviamente, però la sua porca figura la può fare. E l'ho messo anche un po' perché, essendo Samir il mio nome, mi piacerebbe vedere un giocatore del Cagliari con scritto Samir dietro sulle spalle. Però questa è una cosa mia. Poi, per quanto riguarda i difensori, ho pensato anche a Demiral, che però non ho messo perché sinceramente viene anche da un infortunio, da una rottura del crociato, cosa che ormai a Cagliari abbiamo imparato a conoscere molto bene dopo Cassero e Pavoletti. Per carità, è un buonissimo e giovanissimo difensore centrale, però sinceramente mi affiderei di più a Rugani perché credo molto nei giocatori che hanno spirito di rivalsa, che hanno voglia di dimostrare il contrario di quello che hanno dimostrato finora e che soprattutto hanno voglia di far mangiare le mani alla società che l'ha venduto. Quindi di solito veramente preferisco molto puntare su questo tipo di giocatori e per questo ho scelto Rugani al posto di Demiral. E poi nella mia lista c'era anche D'Ambrosio. D'Ambrosio che sinceramente a me piacerebbe tanto perché comunque è un buonissimo terzino destro. All'occorrenza può fare anche il terzo nella difesa a 3, anche se Di Francesco non credo la userà mai, però comunque può fare il terzino destro e soprattutto se lo si sposta magari un po' più avanti può fare l'esterno a tutta fascia e soprattutto sa fare tutte e due le fasi, che non è una cosa da sottovalutare. Purtroppo il suo ingaggio è abbastanza oneroso. E non credo sinceramente voglia andare mai via dall'Inter. Poi a centrocampo ho pensato a Baselli che è un mio pupillo e mi piacerebbe molto averlo a Cagliari, ma non ci punterei più di tanto. Badel che comunque è un centrocampista, un mediano che la Serie A la conosce, ci punterei soltanto per quello e non l'ho messo perché comunque non c'è qualcosa che mi ha detto non lo mettere, ecco, non lo comprare. E poi un altro giocatore che avrei comprato volentieri, ma il prezzo è veramente alto, molto molto alto, è Seco Fofana dell'Udinese, che quest'anno è stato, credo, il suo anno rivelazione, ancora più degli altri. Cioè, io sinceramente non mi ricordo mai di Fofana come un fantastico giocatore, un giocatore che facesse bene costantemente come ha fatto quest'anno. Quest'anno secondo me è stata una delle rivelazioni, ha giocato veramente benissimo. Quelle poche volte che non ha giocato benissimo, comunque il 6 se l'è portato a casa. Quindi sarebbe stato un ottimo, ottimo acquisto perché è un centrocampista veramente strano perché per le caratteristiche fisiche che ha non si direbbe mai che può fare quello che fa in campo. È strano, mi sarebbe tanto piaciuto poterlo comprare, però costa veramente troppo, all'incirca una decina di milioni, però l'Udinese chiederebbe sicuramente di più e quindi non l'ho voluto portare. Poi in attacco ho pensato a Lasagna, però per lo stesso motivo di Fofana non l'ho voluto inserire. Ho pensato a Kwame, che alla Fiorentina non ha trovato spazio, ma era comunque infortunato. Però credo che comunque Iachini ci vorrà puntare il prossimo anno e non credo che la Fiorentina si voglia privare di un giocatore del genere, Kwame che io adoro dai tempi del Cittadella, è veramente un giocatore secondo me fantastico, però non penso se ne andrà perlomeno quest'anno dalla Fiorentina. E poi il sogno che mi piacerebbe vedere a Cagliari
è Calleon. Calleon che sicuramente non verrà mai, però sinceramente ci ho pensato, ci ho pensato. Prenderebbe veramente tantissimo di ingaggio, non credo verrebbe mai al Cagliari per un qualsiasi tipo di obiettivo, anche l'Europa League. Non ci credo, anche se ci spero, ecco. Magari se fossi nella dirigenza del Cagliari, un tentativo, anche solo una chiacchierata per vedere se Caion potrebbe starci, ce la farei. Però diciamo che tendo a credere che questo non potrà mai succedere, ecco. E poi adesso passiamo a quella che sarebbe la formazione del Cagliari, un 4-3-3 con ovviamente Cragno tra i pali, in difesa da sinistra verso destra Lukaku, Rugani, Fazio, Muldur, a centrocampo Nainggolan, Linetti, Nandez e il tridente d'attacco con Juricic, Simeone e Sergi Canos. E ragazzi, la formazione titolare non è per niente male, però la vera differenza sta nella panchina, perché in panchina ci ritroveremmo Vicario e Ciocci come portiere, difensori Ligo Giannis, Mattiello, Valujevic e Carboni, centrocampisti Oliva, Rogla, Dinetti e Marigosu, e in attacco Despotov, João Pedro, Pereiro, Gagliano e Ragazzu. Cioè, ragazzi, una panchina così è veramente tanta tanta roba. Tra l'altro è una formazione che si può adattare comunque anche con i giocatori in panchina al 4-2-3-1. Me la sono segnata, non gli ho fatto la grafica, però ve la dico così al volo. Cragno tra i pali, da sinistra verso destra Lukaku, Rugani, Fazio, Muldur, i due mediani, ovvero Linetti e Oliva, sulla tre quarti João Pedro a sinistra, Juricic al centro e Sergi Canos a destra come unica punta Simeone. Poi ovviamente a sinistra si può mettere Despotov, a destra si può mettere al posto di Sergi Canos Gaston Pereiro come trequartista centrale, oltre a Juricic si potrebbe mettere Nainggolan, sulla mediana si potrebbe mettere Rog. Comunque è una formazione che anche a partita in corso può cambiare tantissimo e diventare imprevedibile, ed è per questo che a me piace tantissimo. Però sono curioso di sapere come la pensate voi. Secondo voi è un mercato realistico? È fattibile? Vi piacciono i nomi che sono stati fatti? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E noi, regà, ci becchiamo in un prossimo video. Bella!